Quando hai incontrato per la prima volta Carmelo Bene? L'ho incontrato casualmente con l'intercessione di Ennio Flaiano al Teatro dei Satiri di Roma, dove Carmelo ha fatto le prime cose di teatro. Prime, intendo dire, poi è andato al Teatro Centrale, però forse fra le primissime ai Satiri. E Flaiano, che faceva critica teatrale per l'Europeo, aveva scritto un articolo favorevole a Carmelo, lo fece nascere in qualche modo. Quello fu, se la memoria non mi inganna, il primo incontro. E poi lui è venuto una volta ad Acquario quando io lavoravo in Rai, 2 o 3 volte al Costanzo Show a fare uno contro tutti. Non veniva volentieri da me e da Biscardi, non so perché. Carmelo Bene a realizzare quelle due famosissime puntate del Solo Ah, contro tutti. ma non fu difficile perché c'era in uscita un'opera omnia sua per Bompiani, quindi fu la Bompiani che insistette e lui disse che sarebbe venuto solo da me. Forse perché io l'avevo mantenuto sempre libero, ecco, credo che fosse quello il motivo, Io l'ho amato perdutamente, Carmelo Bene. Qualunque cosa diceva io penso che non ce ne sarà un altro, ecco, come lui. E anche il primo, quando venne ad Acquario, furono fatte tesi di laurea sulla sua cosa. E quando lo ritrovo un altro così, quando è morto, io insieme al suo biografo che è Giancarlo Dotto abbiamo fatto ad Otranto, sua città natale, una serata con proietti, con molte persone di ricordo. C'è stato un lavoro di Carmelo che lei ha amato più degli Pinocchio, altri. Pinocchio. sì, direi Pinocchio forse più di tutti, sì. Per una specificità dell'allestimento E scenico, del anche testo. sono comparso alla Madonna, sì. Sì. Quali crede siano stati i punti di forza della rivoluzione di Carmelo Bene in campo teatrale? Il linguaggio, la non prevedibilità, teatralmente era. Non so come dire, il buttare per aria tutto quello che c'era e ricominciare. Mi ricordo che in Pinocchio lui a un punto girava i riflettori verso la platea e accecava la platea, ecco. Quindi era proprio un altro tipo, un altro modo, no? Pensi che da ragazzo è stato in manicomio perché era un ragazzo vivace. E allora se uno era un po' vivace veniva messo in manicomio. E quindi lui ha fatto un mese, credo, da ragazzetto, in Puglia. Qualche ricordo particolare, Sai che mille. c'è che è passato molto tempo? Io ho in mente quello che ho visto, rivisto, rivisto, che sono le puntate. No, io non ho dovuto mai riprenderlo. E mentre con altri qualcosa sì, con lui mai, ed era meraviglioso quando diceva alla sala Sera dei Morti: voi siete morti, ah, che soddisfazione, l'unico in grado di dire questo, una grande soddisfazione. E a me basterebbe questo per dire un grande per sempre. Comunque siete morti e quindi siete. Perché poi lui scherzava, no? Con questo Sì. suo linguaggio era veramente unico. Al di là delle sue idiosincrasie, di Carmelo Bene, del suo difficile carattere, perché comunque aveva un carattere abbastanza complesso Complicato, e beh sì. spigoloso, crede che Carmelo Bene sia stato a tutti gli effetti l'antesignano di tutti i comunicatori
che ci siano poi, ci sono poi stati in Italia? Bella domanda, non lo so. Sicuramente è un unicum. Non c'è un precedente, non c'è un seguente. Cioè, è lui. Non c'è uno che fa Carmelo bene, perché è difficile fare Carmelo bene. Devi avere una tale forza dentro per essere Carmelo bene che non è, no, non ci può essere. Carmelo bene è assurdo al massimo della possibilità di espressione teatrale tra gli anni 60 e gli anni 80. Quindi è arrivato 15 anni prima, 20 anni prima di alcune tipologie di trasmissioni sì. televisive. Ma se ne avesse avuto la possibilità, crede che sarebbe stato contento di condurre un programma televisivo altamente innovativo come è stato a suo tempo, per esempio, il primo programma di Celentano, alla Celentano, per intenderci? Avrebbe non potuto credo. Svolgere quel ruolo? No, non credo, perché lui non credo avesse nessuna vocazione a condurre un programma. Amava esserne protagonista, ma non a condurlo. Non so se riesco. Per la scaletta, per i tempi. Per sì, non mi importava niente. Di quello proprio no. Perché mi par bene che ne parliamo pure, però mi sembra, non garantisco, è passato molto tempo. Non è. Quanto manca oggi una figura alla Carmelo Bene, anche con la sua grande vis polemica, la sua immensa cultura, manca, alla società italiana? Manca, mancherà, non vedo all'orizzonte dei Carmelo Bene, rassegniamoci, è così. Carmelo Bene, grazie anche alla RAI, ebbe modo di sviluppare e testare alcuni linguaggi teatrali applicati alla televisione, con dei linguaggi per allora assolutamente sperimentali. Cosa ricorda di quei lavori televisivi di Carmelo Bene? Li apprezzava? Io ho amato molto il lavoro che lui era capace di fare con la voce, la sua capacità di rendere la sua voce uno strumento, e la sua voce era uno strumento. Questa è la grande qualità di Carmelo, al di là dei contenuti, parlo proprio di come lui sapeva muovere la voce quando recitavano, era pazzesco. Quando ha detto Dante, dalla Torre degli Asinelli a Bologna, è stato un altro momento enorme. Io la ringrazio, prima di lasciarla a voi. Voglio solamente ricordare che in una delle trasmissioni di Biscardi che lei ha citato, Carmelo Bene ebbe a giudicare il gioco di una squadra di calcio che mi pare si chiami AS Roma, magnifico in quanto applicava la zona celeste, la zona di Lido, la zona celeste al calcio. Noi non siamo tifosi più di tanto, però chissà che questo detto di Carmelo Bene non torni attualità nelle prossime settimane, e ci lasciamo con questo dubbio. Con questa speranza. Grazie. A voi.